Buongiorno a tutti, io ringrazio Ivan per quello che ha detto, ma anche perché se siamo qua oggi in grossa parte del nostro perché ha capito l'importanza dell'operazione e con un atto di grande responsabilità e di amore nei confronti della città, perché vedete non c'è soltanto uno che ama la sua imperia qua, non c'è soltanto uno che ama la sua imperia e non c'è neanche solo uno che è capace di governarla, e gli altri che magari eccepiscono qualcosa non sono dei disturbatori, è gente che vive la città come va vissuta. E siamo qui, dicevo, in merito suo. E per noi diciamo, ci hanno definiti in molti modi, secessionisti, dissidenti. Noi pensiamo di essere invece persone serie. Per noi oggi è una giornata importantissima, siamo felicissimi di essere qui perché abbiamo dimostrato che quello che andavamo dicendo era la verità, cioè si poteva concretizzare attorno alla persona di Domenico Abbo un'ampia coalizione, una coalizione credibile, unitaria, coesa e soprattutto competitiva, perché l'idea che si deve dare è quella di essere una vera alternativa, oltre che politica e morale, ma anche elettorale nel confronto dell'attuale sindaco. E questo noi siamo riusciti a dimostrarlo. Siamo riusciti a dimostrarlo anche a chi testardamente ha voluto anche accelerare i tempi su operazioni che non avevano lo spessore e la prospettiva che invece questa coalizione ha. Noi non abbiamo niente nei confronti della dottoressa Laura Moretti, però abbiamo capito dall'inizio che non c'era la possibilità per aggregare più forze politiche, le forze politiche che in questo momento sono al tavolo, e io penso ad altre che si uniranno a noi. Per cui oggi è una giornata importante, si è creato un gruppo di gente che parla la stessa lingua, che pensa con la stessa testa, che ha la stessa bagaglio culturale e di tradizione, che è in grado di guardare la città con le stesse sensibilità, e io penso che oggi essere riusciti a presentarci a voi, alla stampa e alla città sia un grande passo avanti. Poi ce la giocheremo fino alla fine, ma sicuramente questo progetto qui continuerà per i prossimi anni e sarà in grado di cambiare, diciamo, l'approccio nei confronti della politica in generale e dei riguardi della città e di chi pensa di essere l'unico depositario delle chiavi della città. Non è così, e gli dimostreremo che non è così, e grazie al vostro aiuto e grazie all'aiuto dei molti che sono convinto, guardano a questa operazione con interesse, saremo in grado di dimostrarlo. Io mi rivolgo soprattutto adesso agli iscritti del PD, a quelli che guardavano un po' a noi cosa stavamo facendo. L'operazione, avevamo ragione noi, l'operazione l'abbiamo fatta, adesso io da domani mi aspetto che mi chiamate in molti per cominciare a scrivere, a fare le liste e a mettere dei nominativi nelle caselle per completare un quadro che ci porterà alle grandi soddisfazioni. Grazie a tutti.